Allora, siamo con l'artista Silvano Dorsi, originario di Gioia Sannitica. Stasera qui a Gioia Sannitica c'è un evento importante. Ci vuole Sì, spiegare quale? inauguriamo un evento di mostre, una mostra particolare con altri due colleghi, con Matteo Fiorentino e Achille Quatrini, colleghi da anni che ci conosciamo. Cioè, l'obiettivo nostro è quello di educare la gente verso l'arte, ma verso l'arte vera, no? L'arte che troviamo in giro, cioè chi cerca di educare verso l'arte e chi invece abbiamo la diseducazione. Poi accendiamo dei pannelli luminosi che siamo stufi, prese parte, arte luci, basta. Allora invece abbiamo fatto dei pannelli con delle forme moderne in modo che la notte vengano illuminate e sembrano delle vetrate. Ma l'obiettivo prossimo è quello che tutto il comune, ogni finestra, sia decorato in questo modo. Quindi avremo un impatto in modo da scuotere le coscienze della gente. Da dove arrivano gli altri due artisti? Gli altri due artisti arrivano, uno è di Vico del Gargano, Matteo Fiorentino, mentre Achille Quatrini è di Frosinone. Lei qual è la sua arte? Come la può definire? Cioè io sono partito dal concetto metafisico, cioè il concetto che la figura, a differenza di Giorgio De Chirico, che per lui era il manichino sartoriale, il manichino di Silvano Dorsi invece è un manichino vivo. Cioè, manca l'espressione perché la metafisica non permette proprio il concetto metafisico di mettere l'espressione, però è vivo, un manichino che si muove, un manichino che dal movimento, dalla forma non ha bisogno dell'espressione, perché già il movimento del manichino, già vedi, tutto, decide tutto quello che tu vuoi. Ecco, le sue opere, sia scultoree che Sì. pittoriche, mandano sempre la faccia. Ecco, perché questa Ecco, scelta? proprio perché non voglio l'espressione, perché la metafisica non permette l'espressione, se no vai a finire sul surrealismo, diventa un'altra maniera di operare. Le faccio l'ultima domanda. Ci sono giovani che si avvicinano alla sua arte qui in zona? No, no, niente, no, no, non abbiamo né giovani, ma né proprio niente. Ecco, è un problema grosso, veramente un problema grosso oggi.